A tutti, scusate qualche difficoltà tecnica, ma che ora abbiamo risolto. A nome del CESPI vi do il benvenuto a questo seminario online dedicato al tema dei diritti umani in tempo di Covid, a organizzare questa iniziativa all'interno del CESPI è l'Osservatorio per i diritti umani, che è stato formato l'anno scorso e di cui fanno parte alcune delle persone che vedete nel programma di questa sera. L'Osservatorio dei diritti umani è un osservatorio che vuole mettere a questo grande tema dei diritti umani dal punto di vista dell'ottica del CESPI, che è con un'attenzione particolare alla politica internazionale, che per noi vuol dire soprattutto avere uno sguardo a quelli che sono gli standard di rispetto dei diritti umani consolidati nel diritto internazionale, nella buona pratica internazionale, e cercare di guardare al tema dei diritti umani nel nostro paese, attraverso anche la lente di osservazione delle istituzioni internazionali. E non a caso anche tra gli interlocutori di questa sera, ci sono persone che sono impegnate o che sono state impegnate in organizzazioni internazionali come il Consiglio d'Europa o l'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea. E accanto a persone con esperienza all'interno delle istituzioni ci sono naturalmente anche degli studiosi e ci sono persone impegnate nelle ONG, che rappresentano, diciamo, interlocutori fondamentali su un tema che senza la partecipazione costante e l'impegno costante delle organizzazioni non governative non avrebbe probabilmente, non sarebbe riuscito neanche ad affermarsi nel corso della storia e nell'attenzione dell'opinione pubblica. Il gruppo è quindi composto da competenze diverse e anche stasera la riflessione che vogliamo offrire è caratterizzata proprio da ottiche diverse. Abbiamo poi anche una presenza importante di istituzioni italiane, come appunto il Garante per le persone private della libertà, e questi sono, diciamo, gli interlocutori che poi io andrò a presentare di volta in volta. Lo scopo di questo seminario è quello di fare il punto sulla situazione dei diritti umani in tempo di pandemia. Lo abbiamo avvertito tutti, diciamo, nella nostra esperienza personale, vi è stata certamente una limitazione delle libertà personali, ma al di là di quello che noi possiamo avere sofferto, soprattutto la preoccupazione va alle persone, ai soggetti più vulnerabili, che già vedono spesso compromesse la pienezza dei diritti umani e che in tempo di emergenza ovviamente vedono ulteriormente minacciata la possibilità di vivere pienamente la loro esistenza. Quindi cercheremo di fare il punto su come i diritti umani hanno subito una significativa compressione in questo periodo. Ora, per fortuna, la situazione si sta allentando. E un secondo grande tema è come il nostro paese ha affrontato questa sfida, attraverso quali strumenti, sia di tipo legislativo che di tipo istituzionale, con dei meccanismi che hanno suscitato anche molte discussioni negli osservatori e anche guardando al di là dei confini italiani, hanno suscitato più di una preoccupazione. Quindi il compito dell'osservatorio non è solo fare il punto su violazioni o compressioni di diritti umani, ma anche sui meccanismi che noi abbiamo. Noi vogliamo chiedere agli interlocutori di stasera
se i meccanismi che noi abbiamo sono stati usati bene, con efficacia, se abbiamo bisogno di attenzioni particolari o se abbiamo bisogno di altri strumenti particolari. Questo gruppo di lavoro che ha raccolto attorno all'osservatorio nei mesi scorsi ha lavorato intensamente sulla proposta di istituire un'autorità indipendente per i diritti umani che purtroppo al nostro paese manca. In Parlamento è ancora in discussione una proposta e noi ci auguriamo che anche attraverso questa esperienza si avverta la necessità di portare a compimento questo disegno di dotare il nostro paese, ormai l'unico rimasto all'interno dell'Unione Europea senza questo strumento, portare a compimento questo disegno istituzionale. E questo noi pensiamo di fare un primo giro di interventi con i nostri ospiti, poi speriamo che ci possa essere anche un po' di discussione e i partecipanti sono numerosissimi, quindi io vi chiederei la cortesia di scrivere nella chat. Se volete intervenire, dovrebbe esserci anche qualche rappresentante dei gruppi parlamentari che sono stati invitati e poi i nostri interlocutori avranno la possibilità di una breve replica o un ulteriore intervento. Le conclusioni sono affidate al presidente del CESPI, Piero Fassino, che voglio ringraziare qui per la disponibilità a organizzare questo incontro. L'occasione è anche preziosa per noi per presentare il primo numero, il numero zero della rassegna di diritti umani che è curata da Marianna Lunardini e che verrà presentata nel corso del seminario. Allora darei subito la parola al primo relatore, Vladimiro Zagrebelsky, ha una lunga esperienza come giurista e come giudice presso la Corte europea dei diritti dell'uomo e anche in questa occasione non ha mancato di far sentire la sua voce competente e saggia, in alcuni interventi sulla stampa, quindi è un piacere e un onore per noi averlo questa sera. Prego. Grazie, grazie Michele. Mi vedete e mi sentite? Sì. Sì, benissimo. Allora, grazie. Essendo il primo io tra gli interventi programmati, credo che trattando della contingenza che stiamo vivendo e che probabilmente vivremo ancora per un bel pezzo, sia utile inquadrare in modo molto, molto generale sui principi costituzionali particolarmente, la materia di cui ci occupiamo, cioè quella dei diritti, delle libertà e delle limitazioni, possibili, possibili come procedure per limitarli, possibili come contenuto dei limiti, ammissibili. E direi che in questa materia il pilastro fondamentale è l'articolo 2 della Costituzione, quello in cui si dice che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e come formazione sociale in cui agisce e chiede l'adempimento di doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Mette insieme il riconoscimento e la garanzia dei diritti fondamentali del singolo e delle formazioni sociali e richiede la solidarietà, dove la solidarietà è messa come, non come limite ai diritti inviolabili dell'uomo, ma come pendant, come qualcosa che sta insieme. Ora, lo schema è ripetuto o sottoggiacente a tutta la Costituzione. Lo vediamo nell'articolo 32. L'articolo 32 che stabilisce e proclama la tutela come compito della Repubblica. Di nuovo il termine è non lo Stato, il governo, il Parlamento, ma la Repubblica in tutti i suoi aspetti. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Poi, siccome
nella definizione di diritto alla salute, che è amplissimo nei documenti internazionali, no? Come il miglior livello di benessere fisico-psichico raggiungibile dalla persona, è compreso il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari. C'è poi nell'articolo 32 la previsione che questo diritto di rifiutare, che fa parte del diritto alla salute, diritto di rifiutare i trattamenti può essere però forzato per legge quando c'è un interesse della collettività. Quindi siamo di nuovo come nell'articolo 2, un diritto affermato, garantito, e poi anche la possibilità di limitarlo in chiave di interesse pubblico, che è quello che abbiamo visto in una certa misura. Perché dico in una certa misura? Perché in realtà le limitazioni che noi abbiamo visto agire nel nostro sistema, ma in tutti i sistemi europei, almeno che rispetto al nostro sono comparabili, si è trattato di limitazioni di diritti altri, non di natura sanitaria. Non abbiamo avuto imposto finora nessun trattamento sanitario in senso stretto. Lo sarà magari quando avremo il vaccino e il vaccino sarà dichiarato obbligatorio eventualmente. Allora lì avremo il secondo comma dell'articolo 32. Ora, il diritto alla salute, nella sua ampiezza definitoria, con gli obblighi che si impongono alla Repubblica, riguarda moltissimo, ha un ambito molto ampio, riguarda i determinanti sociali, ad esempio, cioè l'acqua pulita, l'abitazione calda, eccetera, e riguarda, per venire al tema nostro, per esempio, anche la prevenzione, e quindi pone problema se lo Stato si sia adeguato agli obblighi che lo riguardavano, l'assenza della protezione dei medici, degli infermieri negli ospedali, oltre che della popolazione in generale, l'assenza di un programma di prevenzione dell'epidemia e l'assenza di una messa da parte pronta per essere utilizzata dei mezzi di protezione. Per il primo esempio che viene è quello delle mascherine. L'assenza di questo è la prima violazione gravissima da parte della Repubblica, e in particolare del governo, evidentemente, governo centrale e regioni, sotto questo profilo della prevenzione di una epidemia che era largamente prevista, non nella specificità che ha assunto, ma come evento appunto che i tecnici attendevano. Ecco. Ora, questo è diciamo, il quadro iniziale, però vengo al punto che ci ha riguardato e che ci riguarda. Noi abbiamo avuto da un lato la necessità di prendere atto che, diversamente da altri sistemi, la nostra Costituzione non prevede lo stato di emergenza come stato di eccezione che consenta particolari limitazioni o abolizione di diritti e libertà dell'individuo o che alteri l'ordinario funzionamento, il rapporto ordinario tra i poteri dello Stato, in particolare il governo, l'amministrazione e il Parlamento. Però tutti i diritti fondamentali previsti dalla Costituzione, e poi farò un breve riferimento anche alla Convenzione europea dei diritti umani, che è in piena sintonia, tutti i diritti sono a loro volta limitabili, limitabili a seconda della necessità di contemperare con esigenze, volta per volta la Costituzione stabilisce sanità, sicurezza pubblica, buon costume o altre, nel rispetto della proporzione. La Convenzione europea parla di necessità, cioè nei limiti in cui, rispetto a uno scopo legittimo, come può essere appunto la sanità, è necessario limitare un diritto. Questo per quel che riguarda i contenuti, e la mia impressione è che, salvo addebiti di irrazionalità, incoerenza interna in questi DPCM di pagine e pagine dettagliate, salvo questo profilo, l'aspetto della proporzione rispetto alle necessità scatenatesi con la pandemia, mi pare che non abbia dato luogo a rilievi. Però
Ma il punto fondamentale è che nella Costituzione e anche nella Convenzione europea dei diritti umani ogni limitazione legittima ai diritti fondamentali deve essere prima di tutto stabilita per legge, nel senso che se non è prevista dalla legge non si passa nemmeno a valutare gli ulteriori elementi di proporzione e di giustificatezza. Ora, e questo è il problema principale, a me pare, che si sia posto nella vicenda che abbiamo vissuto. Perché la legge ha due definizioni. A seconda che sia all'interno dell'ordinamento nazionale italiano, legge è quello che sappiamo, testo normativo approvato con il nome di legge dalle due Camere, promulgato dal Presidente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Quella è una legge, qualunque contenuto abbia, parlando in generale. Salvo eccezioni che potrebbero darsi, ma insomma, quella è la legge. Mentre invece nella Convenzione europea, che pure vincola l'ordinamento nostro interno, la legge è un testo normativo che sia prevedibile, conoscibile, prevedibile nella sua applicazione. Ora, questi due elementi, da un lato la legge di origine parlamentare nel nostro sistema costituzionale, dall'altra la prevedibilità e conoscibilità del suo contenuto nel sistema della Convenzione europea sono profili di garanzia per il cittadino, evidentemente, che si sommano. Ora, noi abbiamo avuto, sotto il primo profilo, da un lato una Costituzione che prevede l'emergenza con i decreti legge, non solo, ma anche tutto sommato la legislazione delegata da parte del Parlamento è un modo per rendere elastico il rapporto tra governo e la situazione che può cambiare rapidamente nel tempo, è il Parlamento che controlla l'emanazione dei decreti legislativi delegati. Abbiamo questa possibilità nella Costituzione, però nella vita che abbiamo vissuto in questi mesi abbiamo avuto un decreto legge che delegava o nominava il Presidente del Consiglio come competente a produrre i famosi DPCM, atti amministrativi, sottratti al controllo del Presidente della Repubblica, del Parlamento, della Corte Costituzionale. Da un lato avevamo questo e quindi abbiamo avuto un Parlamento che si è spogliato della sua competenza fondamentale, quella di produrre leggi di limitazione, se necessario, di diritti e libertà. Questo sotto il profilo della fonte, nella logica della Costituzione. E io credo che si debba dire per il futuro, non per sostenere che questo o quel provvedimento del governo fosse illegittimo, sia costituzionalmente inammissibile, ma per il futuro, perché questi precedenti non siano accettati senza discussione. Ecco, prendere atto che il Parlamento non, sostenere che il Parlamento non può spogliarsi della propria competenza, dicendo fai tu al Presidente del Consiglio. Guardate, secondo me in questi mesi abbiamo vissuto, forse siamo adesso nella fase in cui questa situazione viene corretta, ma abbiamo vissuto una emarginazione del Parlamento particolarmente evidente. E se le opposizioni protestano, c'è da chiedersi se per caso, di fronte all'estrema difficoltà che ha vissuto il governo, evidentemente, di fronte a questa estrema difficoltà, le opposizioni in realtà non si trovino in una situazione di comodo, perché possono protestare di essere messe emarginate, ma non assumono la responsabilità delle misure che volta per volta sono state necessarie. Io credo che nel sistema che abbiamo vissuto una lesione di disequilibrio nei rapporti tra i poteri dello Stato ci sia stata. E probabilmente all'origine c'è anche la scelta, non so quanto meditata, perché è stata molto urgente, è stata, credo, in una notte, scelto da parte del governo di seguire la via della legge sulla protezione civile, e quindi di DPCM, e quindi le regioni e tutto questo. Quando la Costituzione, l'articolo 117, la lettera Q del secondo comma, attribuisce una competenza esclusiva alla legge nazionale la profilassi internazionale. Questo era un caso.
Non solo, ma la legge del 78 che ha istituito il Servizio Sanitario Nazionale attribuisce allo Stato, quindi allo Stato centrale, il contrasto alle epidemie. Attribuisce al Ministro della Salute, che mi è parso un po' emarginato in questa vicenda, la competenza per ordinanze contingibili urgenza in questa materia. Ne è nato un concorso o conflitto di competenze tra regione e Stato centrale che non ha aiutato sotto il profilo altro della legge, quella che ho menzionato, della conoscibilità della normativa vigente per il concorso delle norme regionali. Se si leggono, come ho dovuto fare, come mi sono forzato di fare, i DPCM, il rapporto ai decreti legge, il rapporto alle norme regionali, la qualifica di una normativa incomprensibile mi pare che mi sia consentita. Incomprensibile e quindi ai fini della Convenzione europea non legge. Non legge. Noi siamo arrivati al punto che per capire cosa potevamo fare e cosa non avremmo potuto fare, tra l'altro per parentesi, sono provvedimenti che ai vari punti, alle varie lettere, consentono. È consentito questo, è consentito quest'altro. È fortemente scorretto. Il governo, l'autorità dello Stato può vietare, ma non consentire in materia di libertà e di diritti. Questo è forse un aspetto lessicale che però riflette un atteggiamento mentale che ha vissuto e si è imposto in questi mesi. Dicevo, si è arrivati al punto che per sapere che cosa si può fare e cosa no, si va a leggere le FAQ, Frequent Asked Questions, cioè le domande solite, quando non si capisce. Siamo a questo punto. Noi siamo arrivati al punto che per capire che chi erano i congiunti si è dovuto attendere una dichiarazione di un ministro che ha detto, ma insomma sono quelli che sono vicini. Ora, questo scompenso nelle fonti e soprattutto questa mancanza di qualità della legislazione è quello che mi è parso più problematico. L'urgenza spiega quasi tutto, ma purché non si ripeta nel futuro. Grazie. Molte grazie a Vladimiro Zagrebeschi per questo molto opportuno inquadramento della nostra questione dal punto di vista costituzionale e anche della Convenzione europea. E mi pare che anche queste ultime notazioni sul modo in cui il nostro paese ha affrontato l'emergenza pongano appunto qualche problema sia dal punto di vista dei meccanismi istituzionali, il ruolo del Parlamento in particolare e la qualità della legislazione, della decretazione, che certamente è un gran tema. E darei la parola ora a Antonio Marchesi, professore all'Università di Teramo e presidente di Amnesty International, se vuole attivare il video così possiamo seguire meglio. Le temo di avere di nuovo, diciamo, questo video bloccato. Direi che se voi siete d'accordo, invece di rifare Ok. il corso che abbiamo fatto prima, potrei fare un intervento di tipo radiofonico, se la cosa. Sì. Tu però sei host, quindi dovresti avere la possibilità di farti partire il video, eh? Eccoti. Grazie, Eccolo. perfetto, sì, benissimo. prego. Anch'io in realtà vorrei dire due parole sulla questione di metodo delle deroghe e delle restrizioni, segnalando il fatto che deroghe e restrizioni dal punto di vista, diciamo, del diritto internazionale non sono la stessa cosa. Le deroghe, per intenderci, sono quelle di cui all'articolo 15 della Convenzione europea o all'articolo 4 del patto sui diritti civili e politici, che prevedono appunto la possibilità di sospendere
il godimento di alcuni diritti in caso eccezionale, in caso di pericolo pubblico eccezionale. Ora, questa possibilità in realtà però è soggetta a una procedura, che è una procedura di notificazione, di sottoposizione anche ad un meccanismo di controllo internazionale. E un certo numero di stati in verità si è avvalso di questa possibilità. L'Italia mi pare che non sia fra questi, a meno che non mi sia sfuggito qualcosa, e non mi pare neppure che sia stata data una qualche spiegazione. Forse si è ritenuto che le deroghe al godimento dei diritti che sono state apportate non lo richiedessero. Il mio timore però è il punto su cui che vorrei segnalare, è che forse il motivo è semplicemente che nella nostra cultura politica si tende a pensare che la questione dei diritti umani si inquadri in un orizzonte puramente nazionale, che soprattutto in tempi eccezionali il sistema di tutela internazionale possa essere tranquillamente messo da parte. È una domanda che pongo perché non ho visto particolari spiegazioni o approfondimenti su questo punto. Quanto invece alle restrizioni, sono quelle previste da molte norme internazionali sui diritti umani, che prevedono appunto possibilità di restrizione ai diritti o in vista della tutela di interessi generali oppure di altri diritti individuali. Quindi solleva la necessità di un bilanciamento tra diritti diversi o tra diritti e interessi generali, e quindi quella valutazione anche di proporzionalità delle misure restrittive rispetto agli obiettivi per i quali sono introdotte. Ora, non vi è dubbio che nel contesto di una pandemia come quella che abbiamo vissuto, che stiamo ancora vivendo, le restrizioni possano aumentare. Ad esempio l'interesse generale, la tutela della salute pubblica giustifica misure di restrizioni di restrizione della libertà di riunione pacifica. La tutela del diritto individuale alla salute di tutti può giustificare restrizioni al diritto alla privacy, ad esempio. A me sembra però interessante segnalare il fatto che può accadere anche il contrario, nel senso che la pandemia può non solo giustificare certe restrizioni, ma anche privare di giustificazione certe misure restrittive, in particolare in materia di libertà personale. Io sono abbastanza convinto che la detenzione amministrativa di migranti non sia lecita nel contesto attuale, perché non è necessaria in una società democratica, per usare diciamo l'espressione della Convenzione europea, per raggiungere un obiettivo legittimo. E questo perché l'obiettivo legittimo è il rimpatrio forzato. Il rimpatrio forzato in questo periodo non è stato realizzabile. Ma anche perché nel piatto della bilancia adesso c'è anche il diritto alla salute, che prima non c'era, o quantomeno non c'era per tutti, come diritto contrapposto alla privazione della libertà personale. E quindi mi pare che ci sia una riflessione da fare su questo tema. Le altre questioni a cui volevo accennare invece riguardano temi più specifici. Una è la norma che mi pare sia contenuta nel decreto del 7 aprile, che esclude che i porti italiani possano essere considerati un place of safety, un porto sicuro, in virtù, si legge nel decreto, di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo. Ma poi ciò avviene solo con riferimento all'ipotesi che il soccorso sia avvenuto fuori dalla zona SAR, di Search and Rescue, italiana, e da parte di navi non italiane. Questo secondo me è un provvedimento discutibile, molto discutibile. Lo è innanzitutto nel metodo, perché diciamo attraverso un escamotage uno Stato parte di una convenzione internazionale in qualche modo ne sospende unilateralmente l'applicazione, attraverso un decreto, senza tenere nella minima considerazione gli altri Stati contraenti, come se fosse un atto non di rilievo internazionale. Ma sotto il profilo dei diritti umani, che ci interessa di più in questo momento,
è il modo in cui questa norma è delimitata, il suo ambito di applicazione che lascia un po', che lascia sconcertati. Nel preambolo c'è scritto che una delle ragioni dell'esclusione dell'Italia come place of safety starebbe nel pericolo di contagio che potrebbe subire l'Italia ad opera di migranti infetti. Però non si capisce come questi potenziali untori possano essere unicamente le persone raccolte in un determinato settore marittimo e da navi battenti una certa bandiera e non altre. E poi, ammesso che il problema del contagio in arrivo ci sia, a me sembra abbastanza illogico affrontarlo dicendo che è l'Italia a essere un luogo non sicuro. Non ha molto senso questa cosa. Se invece noi applichiamo la logica opposta, quella della tutela delle persone salvate, che è quella, diciamo, che ispira le norme internazionali in questa materia, non si capisce perché il rischio che il migrante salvato venga infettato ci sia solo per i migranti salvati fuori dalla zona SAR italiana e per di più da navi straniere. Nel senso che il place of safety o è tale per tutti o non lo è per nessuno. E quindi questa selettività della norma contraddice pienamente il significato fondamentale dell'istituto. E quindi è come se delle norme internazionali venissero richiamate in maniera del tutto pretestuosa per una finalità che è diversa. Detto questo, un'ultima osservazione la vorrei fare su un tema che credo sia sotto gli occhi di tutti, e cioè che come in occasione della lotta al terrorismo, che è spesso usata come giustificazione di misure di repressione del dissenso pacifico in una serie di paesi, anche la pandemia ha costituito in alcuni casi il pretesto evidente per attuare dei disegni repressivi. E qui sto parlando di Orban e dell'Ungheria, che insomma, non sarà il tema del dibattito di oggi, ma comunque stiamo parlando di un paese, di uno Stato membro dell'Unione Europea, e quindi mi sembra rilevante. C'è una legge, la legge organica 12 del 2020, la legge ungherese, che è motivata, e qui cito, dalla necessità di assicurare la sicurezza della vita e la salute dei cittadini ungheresi. Il riferimento ai cittadini ungheresi, anche se stiamo parlando di diritto alla vita e di diritto alla salute, che sono diritti umani, non sono diritti dei cittadini ungheresi. E poi, a parte questa finezza, la legge attribuisce al governo ungherese dei poteri emergenziali che sono privi di qualunque delimitazione praticamente, sia per materia sia temporale, e che introducono tra l'altro, con la motivazione della lotta al coronavirus, tutta una serie di fattispecie penali, alcune delle quali, diciamo, sono prive di qualsiasi collegamento con il virus, o comunque questo collegamento è difficile da individuare, forse perché non c'è. E questi erano i tre punti che volevo segnalare. Molte grazie anche ad Antonio Marchesi. Mi pare che abbia messo bene in luce questa tema dei migranti e di alcune norme contraddittorie utilizzate in questa situazione, e l'altro tema è questo tema del possibile abuso delle misure d'emergenza in alcuni paesi, in particolare l'Ungheria, che ha suscitato una grande preoccupazione a livello europeo, perché appunto ci siamo concentrati su la solidarietà europea economica, ma l'Europa è anche una comunità giuridica basata sulla convenzione e sul rispetto dei diritti fondamentali del rule of law, e quindi è giusto che, diciamo, mentre riaffermiamo l'unità europea dal punto di vista sociale e economico, riaffermiamo anche quelli che sono i pilastri. Chiederei ad Antonio Marchesi se per cortesia può trasferire la responsabilità di host a Daniele Frigeri, che così possiamo gestire
relatori successivi e introdurrei il prossimo relatore che è Mauro Palma. Gli siamo molto grati perché ha un impegno immediatamente successivo, quindi ha dovuto, diciamo, fare un po' le corse, poi sta preparando la relazione annuale che è particolarmente importante e poi perché ha svolto in questa difficile situazione un ruolo delicatissimo come garante delle persone private della libertà e noi sappiamo che soprattutto la situazione nelle carceri è stata una delle situazioni più drammatiche in questa pandemia e quindi siamo particolarmente grati perché ha trovato il tempo di essere con noi. Prego. Bene, sono innanzitutto io che vi ringrazio e cercherò, diciamo, di condividere con voi alcune impressioni avute in questo periodo che è stato un periodo particolarmente denso di lavoro, diciamo, perché la questione della privazione della libertà è stata una questione che si è declinata un po' in tutte le aree che sono le aree di intervento del Garante Nazionale. Gli interventi di Vladimiro Zerbeschi e di Antonio Marchesi, di cui condivido molti aspetti, mi consentono di essere veloce sulle premesse. Una premessa che io colgo da una delle ultime frasi di Vladimiro Zagrebeschi e che ha anche a me colpito molto. Diciamo, questo è diventato uno Stato che consente, dei provvedimenti che consentono, non tanto dei provvedimenti che temporaneamente vietano, ma quindi implicitamente quasi dando un messaggio che tutto il resto è vietato, perché io ti consento alcune cose. Questo messaggio nei luoghi di privazione della libertà è stato particolarmente forte perché ha accentuato già una tendenza al vietare tutto, diciamo, l'ha accentuata con questa sottolineatura che centellinava ciò che era consentito. Ed è stato particolarmente forte all'interno delle comunità chiuse tradizionali, intendo dire per esempio i centri per migranti che citava Antonio Marchesi o il carcere, ma anche all'interno di quelle che si sono determinate come comunità chiuse in questo particolare periodo. E non mi riferisco soltanto alle situazioni iniziali che come garante ho dovuto verificare quando ancora si chiudeva la Cecchignola, per intenderci, o Pratica di Mare, delle prime strutture di quarantena o qualche nave che doveva arrivare, ma anche, diciamo, quando poi è esplosa l'attenzione che devo dire insieme al professor Brusaferro dovuto dedicare alle residenze sanitarie assistenziali, delle strutture che non erano di per sé inizialmente chiuse, ma che nel momento in cui si sono proibiti gli accessi delle altre persone sono diventate di fatto dei luoghi di privazione della libertà. Abbiamo dovuto controllare, diciamo, una rapida indagine su come andava diciamo aumentando in alcune situazioni, per esempio, il numero dei decessi e parallelamente in quelle stesse situazioni andava diminuendo il numero delle ospedalizzazioni. Questa, come dire, incongruenza tra decessi che crescono e ospedalizzazioni che diminuiscono ci rendeva in qualche modo un messaggio di cosa stava avvenendo in un contesto dove non era consentito al parente, eccetera, più andare. A volte non era consentito neppure avere informazioni. Questo per darvi un quadro, non voglio, diciamo, toccarlo adesso perché, come giustamente Michele Nicoletti vi invitava, voglio andare al carcere, però devo dire che un po' in tutte le aree di interesse, di azione, di monitoraggio e vigilanza del garante si sono avute queste incongruenze. Prima Antonio Marchesi sollevava la questione della legittimità
della privazione della libertà in funzione di un rimpatrio laddove non ci sono voli, laddove non ci sono rimpatri. Provate a pensare, ho visto persone a cui è stato dato l'ordine di allontanarsi dal paese entro 7 giorni, ed erano dati questi ordini di allontanarsi dal paese entro 7 giorni a persone che messe fuori da un centro per il rimpatrio erano esposte a essere portate in un altro centro per il rimpatrio per non aver ottemperato all'ordine di allontanarsi dal paese. Quindi degli elementi di complicazione ci sono. In una lettera, la cito tanto, è una lettera pubblica, non privata, ieri il ministro dell'interno e la ministra dell'interno mi dice: non posso inoltre, diciamo, non far presente che le persone nei centri di permanenza per rimpatri hanno spesso significativi precedenti penali e di polizia. E allora la torsione cambia, no? Non è più un centro per il rimpatrio, le tengo dentro perché è una misura, come dire, di tutela della sicurezza pubblica e via dicendo. Queste torsioni di complesse per cui il trattenimento delle persone era sì sanitario, ma era in parte, diciamo, di complessiva volontà di contenere un fenomeno, hanno avuto nel carcere poi delle specificità. Io sul carcere, su come è andata la situazione in carcere, diciamo sinteticamente vorrei far presente 4 step, 4 passi. Il primo è quello delle norme non chiare, quindi dell'ansia, della doppia ansia che si è determinata all'interno, una doppia ansia che la lasciava trapelare che tutto sarebbe stato chiuso, che non ci sarebbe stato più niente, e quindi quando è passato, e parlo dell'8 marzo, quando si è avuto un primo decreto che chiudeva le visite con dei parenti, no? dei familiari, e a quel punto, tra l'altro, e coincideva a Modena, dove sono partite le rivolte, con il primo caso di positività accertato all'interno del carcere proprio in quel giorno, è esplosa, siamo passati alla fase immediatamente 2, è esplosa una sensazione di essere in trappola, di essere in una gabbia, di non avere nessuna possibilità e di non poter rispettare nessuna di quelle norme che intanto venivano dette in televisione come norme essenziali, la distanza tra persone mentre si era in cella affollate, le norme igieniche che lì non potevano essere in qualche modo rispettate, ed è esplosa la violenza. Questo è stato il secondo step della situazione, una violenza che non si era mai avuta negli istituti italiani in anni recenti. Si sono avuti 49 rivolte in 49 istituti, e si è avuto un bilancio di 13 morti, cosa che non si ricordava in Italia da tempi recenti, 72 evasioni, altro tema, diciamo, che 59 agenti di polizia che hanno riportato ferite. Un bilancio di questo genere che è stato in qualche modo, annoverato come una sorta di effetto collaterale, un po' rapidamente. Io ho osservato più volte che neppure i nomi dei morti a volte sono stati riportati, sono stati semplicemente riportati i numeri. È stato archiviato con una, rapidità che lascia molto, è molto perplessi. Poi devo dire però che c'è stata una fase nuova. La fase nuova è stata sul fatto di accorgersi che alcuni strumenti che erano stati introdotti in carcere, per esempio la possibilità di contattare i parenti con gli smartphone, e non tanto la questione Skype, ma proprio hanno avuto un effetto calmante molto importante, e io questo mi auguro che
non venga perso, perché vedete, la persona detenuta si è ritrovata ricollocata nel proprio ambiente familiare, ricollocata nel proprio ambiente familiare anche vedendo le proprie stanze, diciamo, diverso dal colloquio in presenza, diciamo, nell'istituto. E questo ha avuto un effetto molto di acquietamento positivo della situazione. Però su tutto ciò imperversava ed imperversa il problema dei numeri in carcere, cioè il problema di avere bisogno anche di creare degli spazi perché laddove il contagio si potesse diffondere prima, e forse malauguratamente dovremmo essere preparati anche per il futuro, io possa realmente separare le persone dalle altre persone, e quindi la necessità di riduzione dei numeri. I provvedimenti che il governo il 18 marzo ha varato, che praticamente davano alcune facilità procedurali di accesso a uno strumento che nell'ordinamento c'è, che è quello della detenzione domiciliare, è una legge del 2010, hanno dato innegabilmente alcuni risultati. La popolazione detenuta è diminuita di circa 7.000 unità in un mese e mezzo, e per tre tipi, diciamo, di fattori che hanno, diciamo, sono stati convergenti. Proprio ad oggi, perché io devo dire che con le istituzioni internazionali, questo devo dar atto, sia con il Presidente del Consiglio, sia con i ministri, c'è stato un contatto abbastanza di disponibilità continua. A oggi le detenzioni domiciliari che sono state date dopo il 18 marzo sono 3.322, di queste 942 con il braccialetto elettronico. Quindi di questi 7.000, 3.300 sono questo settore. Poi c'è un'altra parte che è data dal fatto dei minori ingressi e del minor ricorso alla custodia cautelare, stimabile intorno ad altri 2.000-2.500 come fattore di riduzione. E poi c'è un terzo fattore che molti tribunali di sorveglianza hanno accelerato, diverse procedure, diversi fascicoli che giacevano, diciamo, e hanno avuto una procedura accelerata. Questi tre fattori hanno riportato la popolazione detenuta attuale intorno alle 53.000 persone, sempre tenendo presente che noi abbiamo una capienza regolamentare di circa 50.000, e che in particolare dopo le distruzioni dovute alle violenze, attualmente i posti disponibili non superano i 46.000 complessivamente. Quindi c'è ancora molta strada. C'è però il quarto passo da fare. Il primo passo è stato l'ansia, quindi quella sensazione di folle in cui alla paura interna si univa la paura per il nemico virus. Il secondo passo è stato quello delle violenze. Il terzo passo, quello di un rasserenamento, una riduzione di numeri. Il quarto è quello strillato dell'avere abbassato la guardia rispetto alla criminalità organizzata, e quindi una sorta quasi di invito all'indietro tutta. È questione dei giorni recenti. Io sono più volte intervenuto su questo fatto, perché delle circa 400 persone che hanno avuto detenzione domiciliare o arresti domiciliari e che appartengono, diciamo, a quel milieu complessivo della criminalità organizzata, va tenuto presente che in 240 casi si trattava di custodia cautelare, e sono stati i giudici di merito a dare
al posto della custodia cautelare in carcere la custodia, gli arresti domiciliari. Quindi è un po' impensabile che ci sia stato, come dire, un accordo complessivo tale da poter pensare che ci sia stata una sorta di volontà di ridurre la doverosa lotta alla criminalità organizzata di persone che erano al 41 bis e che hanno avuto un provvedimento di detenzione domiciliare sono tre e di persone che erano classificate alta sicurezza 1, quindi l'alta sicurezza subito sotto al 41 bis era una. Quindi noi di effettivo problema complessivo parliamo di quattro persone, quattro casi di cui uno tra l'altro alcuni sono noti alla cronaca, uno tra l'altro avrebbe finito la sua pena tra 8 mesi e mezzo, quindi diciamo la detenzione domiciliare che è stata concessa, anzi c'è da chiedersi perché questa persona era al 41 bis a 8 mesi e mezzo dalla fine della pena, e se pensavamo tra 8 mesi e mezzo di tenerlo fino al giorno prima coi vetri divisori e tutto e il giorno dopo per la strada, quale, cioè in quanto aveva finito l'esecuzione penale, quindi quanto garantiva sicurezza tutto ciò. Però questi numeri urlati hanno determinato e stanno determinando in qualche modo effetti. Stanno dando un messaggio che la tutela della salute è un elemento che viene dopo non tanto la tutela della sicurezza in senso generale, ma viene dopo la percezione collettiva di stare veramente lottando o non lottando contro i fenomeni criminosi. E questo secondo me è l'elemento amaro finale della vicenda carceraria. Si sta riaffermando fortemente un principio di legittimità non legale dei provvedimenti, ma di legittimità consensuale. I provvedimenti diventano legittimi se determinano il consenso dell'opinione pubblica. E anche provvedimenti che riguardano la salute, la sanità delle persone, quel diritto che prima parlando dell'articolo 32 a me piace sempre ricordare che è l'unico caso in cui il Costituente mette l'aggettivo fondamentale, perché il Costituente è molto parco giustamente di enfasi, no? E invece in quel caso parla di fondamentale. Ecco, sta passando questo messaggio che la percezione della collettività rischia di essere un parametro più importante di quello che il giudice, in un caso di merito, nell'altro caso il magistrato di sorveglianza, ha messo, diciamo, sul bilanciamento rispetto alla tutela della salute. Credo che questo ci debba far riflettere, perché poi mi fermo. In generale non sono troppo ottimista sull'uscita da questa emergenza, nel senso che non sono ottimista perché è molto difficile che da emergenze, soprattutto quando sono emergenze un po' reclusive, che consentono libertà, quasi fosse una concessione, dalle emergenze è difficile uscire positivamente. Spesso si rischia di uscire negativamente, cioè che quella cultura emergenziale finisce per diventare la cultura normale, finisce per diventare la normalità e lo Stato finisce per diventare nel suo ordinamento uno Stato appunto che concede le libertà ai suoi cittadini. Molte grazie a Mauro Palma per questo intervento così preciso, sia in termini di dati che penso siano stati utilissimi a chi segue la nostra discussione per avere esattamente la rappresentazione della questione con riguardo alle carceri, ma non solo, perché giustamente il garante non è garante dei detenuti, ma è delle persone private di libertà e quindi lo spettro di queste condizioni è molto più ampio, ma anche per queste considerazioni finali che un po' si ricollegano a quelle anche degli altri nostri ospiti, questo rischio di un emergere o di un rafforzare
una cultura politica di uno Stato paternalista. Ecco, questo più che una svolta autoritaria c'è il rischio di una svolta paternalistica, invece penso che appunto proprio chi ha un approccio basato sui diritti umani dovrebbe rivendicare il senso della sovranità del cittadino e delle sue libertà fondamentali. E darei la parola ora a Giacomo Cremonesi, che è cofondatore del Human Rights International Corner, un'associazione che è stata costituita proprio per rafforzare il rispetto dei diritti umani nelle imprese pubbliche e private, e penso che, ecco, se noi tradizionalmente pensavamo il tema dei diritti umani legato appunto a questioni di particolari, tra virgolette, categorie di persone particolarmente esposte, l'emergenza sanitaria ha messo in luce la centralità della questione dei diritti umani anche nella vita economica e nella vita sociale, dai diritti dei lavoratori, degli imprenditori, dei consumatori o degli utenti come gli studenti all'interno delle scuole e così via. E quindi gli siamo grati per la sua presenza e gli do la parola. Grazie mille. Vi ringrazio per l'invito. Come diceva giustamente, noi siamo un'associazione che si occupa principalmente della materia diritti umani impresa e quindi, diciamo, semplificando molto, ci poniamo le domande di come le imprese devono proteggere i diritti umani, in particolare di come gli impatti che le imprese hanno sui diritti umani debbano essere mitigati. Per farlo promuoviamo i principi guida delle Nazioni Unite proprio in materia di diritti umani impresa, che sono fondati su tre pilastri: il ruolo dello Stato, nell'obbligo dello Stato di fare in modo che le imprese rispettino i diritti umani, la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani e l'accesso alla giustizia per le vittime. Perché questa materia è importante? Perché insomma, nella realtà moderna e globale in cui grosse multinazionali, ma insomma anche la realtà di impresa che opera in settori e contesti difficili, può avere impatti sui diritti umani delle comunità in cui opera, dei propri lavoratori, delle famiglie dei propri lavoratori, delle catene di fornitura, che sono impatti importanti, assimilabili a quelli che possono avere gli stati con le proprie decisioni. In questo momento ce ne rendiamo conto più che mai, vediamo che decisioni, anche loro malgrado, di imprese e consumatori qua in Europa, pensiamo alla catena di fornitura del tessile, hanno avuto ripercussioni importanti dall'altra parte nel mondo. È notizia di settimana scorsa delle proteste, degli scontri che ci sono stati in Bangladesh tra i lavoratori che appunto lavorano nella filiera del tessile e che hanno visto da un giorno all'altro perdere completamente il proprio lavoro e addirittura non ricevere il compenso per quanto avevano lavorato fino a quel momento. Senza andare in contesti così lontani, che purtroppo però sono parte del mondo in cui viviamo, o almeno nel mondo in cui vivevamo fino a qualche mese fa, dove tutto era interconnesso, non siamo più sicuri di stare nello stesso mondo dove eravamo prima, ma sicuramente tornerà ad essere globale, basta aspettare. Anche qui da noi le imprese hanno avuto, si sono trovate a dover prendere delle decisioni difficili che hanno comportato impatti sulla salute dei cittadini. Pensiamo a alcune aziende che operano nella Bergamasca, pensiamo ai momenti in cui c'è stato quell'indecisione sul costituire o meno una zona rossa in una determinata area, nonostante i dati epidemiologici facessero risaltare che il contagio si stava diffendendo velocemente e nonostante fosse completamente ovviamente legale, perché non era ancora stata costituita una zona rossa e si potesse continuare a produrre, le imprese si sono trovate davanti alla scelta difficile se continuare a produrre e se in che modo farlo in sicurezza.
Ora, sempre più, anche adesso che l'emergenza sanitaria per fortuna sembra essersi ridotta, speriamo che continui così, ma si preannuncia l'emergenza economica che insomma, è destinata a protrarsi. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro ha stimato che ci saranno 195 milioni di perdite di posti di lavoro. Ci saranno comunque decisioni difficili che le imprese dovranno prendere anche in materia di privacy e anche nel consentire l'accesso alla giustizia, visto che ad esempio nel nostro paese con la sospensione dei termini che c'è stata, la nostra giustizia già lenta impiegherà molto tempo a riprendere a pieno regime. Quindi la domanda è, davanti a queste sfide che non coinvolgono solo lo Stato, ma coinvolgono anche le nostre imprese, soprattutto quelle grandi che hanno un impatto maggiore o che operano in contesti più difficili, qual è il modo giusto di operare? Noi riteniamo che il modo giusto di operare è fare ciò che prevede il secondo pilastro dei principi guida in materia di diritti umani imprese, cioè fare e sottoporsi a un processo di human rights due diligence, che è un processo continuo, che è ben descritto nel secondo pilastro e che, semplificando molto qui in questa sede, significa applicare quella che è la lente della vulnerabilità alle decisioni prese dall'impresa. E cioè andare a capire quali sono, nel momento in cui io prendo una decisione, nel momento in cui analizzo la mia attività d'impresa, capire quali sono gli impatti o quali possono essere gli impatti di ciò che io scelgo sui diritti umani degli stakeholders, che possono essere i lavoratori, le comunità interessate, i lavoratori lungo la filiera di fornitura, anche i consumatori. E ci si deve appunto interrogare quindi su chi sono i miei stakeholder, su quali impatti si può avere su questi stakeholder, e poi la due diligence dei diritti umani prevede anche che gli stessi debbano essere consultati per prendere queste decisioni che hanno un impatto su di loro, di modo da trovare delle soluzioni che mitigano al massimo o che portano addirittura, per quanto possibile, degli impatti positivi sugli stakeholders. È importante, quando si fa questo procedimento, pensare ovviamente a quelle che sono le categorie più esposte, le più vulnerabili. Adesso, senza essere esaustivo, ma per citarne alcune, ovviamente le più ovvie che vengono in mente, in questo momento, per esempio, le lavoratrici donne, che sono quelle più coinvolte di solito statisticamente nella cura dei figli e della casa, in questo momento in cui asili nido e nonni non sono disponibili. Ne so qualcosa anch'io, che ho una bambina piccola, e insomma lo smart working non è facilissimo quando ti devi dividere, insomma, tra la cura dei figli e il lavoro, che non diminuisce, a volte in alcuni casi aumenta, insomma. Lo stesso, per capire chi è il più vulnerabile, parliamo anche di lavoratori con disabilità, quelli a partita IVA, chi ha più di 65 anni perché è maggiormente esposto al virus, i lavoratori migranti, che in alcune filiere si sono scoperti essenziali, non solo dell'agroalimentare, ma pensiamo anche ai rider che ci portano a casa il cibo da asporto. Quindi un compito dell'impresa è individuarli quando deve prendere una decisione che andrà ad impattare su di loro, e consultarli per prendere una decisione che sia che limiti al massimo gli impatti. È importante questo processo di due diligence dei diritti umani anche perché il requisito legale, la legge, non basta perché le nostre imprese operano in un contesto globale dove, noi sappiamo, non esiste, insomma, sì, esiste, non voglio dire bestialità, ma non c'è una governance globale, ecco. Quindi ovviamente la legge è ancora legata agli stati, e quindi ci possono essere decisioni assolutamente legali, quali quelle di esercitare una penale nei confronti di un fornitore, imporgli dei tempi di fornitura molto brevi, costringerlo a produrre più in fretta, oppure stoppare di punto in bianco la produzione. Quindi faccio uso degli strumenti di diritto privato in maniera assolutamente legale, ma che non è
etico e comunque ha un impatto negativo sui diritti umani. Quindi la legge non basta, ma neanche nel nostro paese la legge basta. Pensiamo a quando il governo ha individuato quali fossero le attività essenziali che dovevano, che potevano continuare a produrre. Il fatto che il governo mi dice che posso continuare a produrre non significa che debba farlo. Pensiamo, questo è un caso che è capitato, qui in contesti epidemiologici difficili come quelli della Lombardia, in zone anche particolarmente colpite dal contagio, ad aziende che producevano per esempio integratori alimentari, quale barrette energetiche per i runners. Ecco, intendiamoci, nel momento in cui non si può neanche uscire a fare jogging, mettere a rischio forse la vita dei miei dipendenti per andare a produrre un bene che in quel momento non è essenziale, nonostante posso farlo perché rientro nella filiera dell'alimentare secondo la previsione governativa, tutto sommato non è detto che sia opportuno farlo, e attraverso un processo di due diligence dei diritti umani posso pormi questo problema nel modo giusto. Inoltre si tratta di un'opportunità perché la Commissione europea ha anticipato che nel 2021 farà una proposta di legislativa, con iniziativa legislativa, probabilmente sarà una direttiva, che renderà obbligatoria la due diligence dei diritti umani e anche la due diligence ambientale per le aziende europee. Quindi farla adesso in questo contesto dove gli impatti sui diritti umani sono maggiori delle decisioni ambientali è un'opportunità anche per non essere impreparati a quello che sarà un obbligo legislativo. E anche un'opportunità per non essere impreparati alle sfide globali che ci attendono e che potrebbero portare, speriamo meno, ma portare a scelte difficili, a situazioni difficili come quelle che stiamo vivendo. Penso al cambiamento climatico, penso alle sconvolgimenti che porterà anche l'uso dell'intelligenza artificiale e l'automazione nei processi produttivi. Quindi riteniamo come società civile che sia il momento giusto e che sia anche urgente per le imprese adottare questa lente della vulnerabilità e porre in essere questo processo di due diligence dei diritti umani per proteggere il più possibile tutti coloro che gravitano e tutti gli stakeholders dell'impresa. Molte grazie anche a Giacomo Cremonesi, pare che abbia dato uno spaccato molto interessante di come il problema dei diritti umani si possa declinare all'interno del mondo delle imprese, e ha sottolineato questo punto fondamentale che diciamo, il rispetto dei diritti umani e la promozione dei diritti umani non è solo materia di legge, ma è anche materia di un'etica sociale, di buone pratiche, appunto di due diligence e quindi di scelte che qualche volta hanno a che fare anche con l'opportunità di fare qualche cosa piuttosto che non farla per il rispetto della vita, e questo è un bel tema. Darei la parola a Filippo Di Robilan, vicepresidente del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali dell'Unione Europea. E ricordavamo prima che l'Unione Europea ha tra i suoi pilastri non solo appunto delle misure economiche, ma soprattutto il rispetto dei diritti fondamentali, e quindi lo ringraziamo molto perché ci offrirà un punto di vista importante da cui guardare al nostro tema. Prego. Grazie Michele. Mi sentite? Sì. Sì. Perfetto. Allora io parlerò dalla prospettiva europea, quindi di riflesso anche dell'Italia. Nei miei 5 minuti toccherò 3 punti e una conclusione. Allora, a mio modo di vedere, alla luce di alcune decisioni prese da governi europei durante la pandemia, la questione che si pone non è solo come continuare a proteggere i diritti fondamentali e lo Stato di diritto, ma addirittura come mantenere un ordine liberale in Europa. In questi anni leader sovranisti si sono creati molti alibi per alzare muri e alimentare nazionalismi, con tutto quello che ne è conseguito, come invocare e in alcuni casi attuare misure eccezionali. Antonio Marchesi prima lo diceva, così è stato in alcuni stati membri per contrastare i flussi migratori, il terrorismo internazionale e oggi la pandemia. L'urgenza di salvare vite umane giustifica la compressione di alcuni diritti, come la libertà di circolazione o il diritto di assemblea, ma dobbiamo vigilare affinché queste emergenze non diventino scorciatoie
per opprimere il dissenso o per introdurre norme liberticide ad libitum che mettono in discussione i principi fondamentali dello Stato liberale. Diversamente, il contratto sociale tra cittadini e istituzioni rischia di uscirne fortemente minato. Questo era il primo punto. Il secondo punto fa riferimento al primo bollettino della FRA sull'impatto del Covid-19 sui diritti fondamentali in Europa. Allora, premesso che la popolazione europea, lo sappiamo, non è omogenea, è evidente che la pandemia abbia modificato la vita quotidiana di ciascuno di noi. Tuttavia, i dati raccolti dimostrano che le misure prese non impattano su tutti in maniera uguale. Persone in condizioni di vulnerabilità sono state particolarmente colpite, con effetti asimmetrici su quelle a rischio di povertà e di esclusione. Rispetto alle persone più vulnerabili, occorre dunque non abbassare la guardia. Penso in particolare ai milioni di disabili che vivono nell'Unione, alle persone non autosufficienti, soprattutto anziani, ai senza fissa dimora, ai migranti, ai detenuti, rispetto ai quali il bollettino segnala che in alcuni Stati membri sono stati ridotti i regimi di semilibertà. Occorre quindi prendere cura di tutte le persone indistintamente, evitando atti di intolleranza e di stigmatizzazione di minoranze culturali ed etniche. In alcuni Stati membri, anche in Italia, si sono registrati comportamenti discriminatori e xenofobi contro gruppi specifici, in particolare cittadini di origine asiatica. La disinformazione online è un altro fenomeno da contrastare con forza, per gli effetti perversi che produce, spesso a danno dei più deboli. Dall'inizio dei regimi di isolamento c'è stato in Europa un incremento di reati che, se non sanzionati, rischiano di erodere ulteriormente lo Stato di diritto. Penso ai casi di corruzione, all'incremento della violenza domestica e altri fenomeni criminosi che si sono fatti strada tra gli interstizi dei divieti. Il bollettino della FRA sottolinea come salute pubblica e diritti umani non siano una semplice scelta e o, cioè questo o quello, anzi che la risposta alla pandemia sarà efficace e sostenibile, tanto più sarà basata sul rispetto dei diritti fondamentali. Le misure restrittive, mano a mano che vengono introdotte, devono sempre essere valutate in termini, l'ha detto bene Zagrebelsky, di necessità, proporzionalità e rispetto del principio di non discriminazione, e viceversa attenuate mano a mano che la minaccia si allontana. Anche se i sondaggi hanno dimostrato finora un forte sostegno popolare alle misure restrittive in quasi tutti i paesi europei, l'accettazione sociale rischia di diminuire se le misure sono percepite come eccessivamente disproporzionate e intrusive, soprattutto ora che entriamo in una fase nuova della pandemia, dove i disagi economici e la mancanza di prospettive cominciano a farsi sentire. Questo mi porta al terzo punto, cioè il fatto che i processi decisionali, e lo diceva Zagrebelsky, in quasi tutta Europa siano tendenzialmente in mano agli esecutivi, con i parlamenti che svolgono il loro compito di controllo in maniera oramai episodica e tardiva. Non mi riferisco solo alla solita Ungheria, che è un caso estremo, ma anche all'Italia. Lo ha spiegato bene Sabino Cassese con un articolo del 14 maggio sul Corriere della Sera, nel quale scriveva come il Parlamento in questo periodo non sia in condizione di vagliare una massa di atti disparati emanati da un governo che vive alla giornata, cito, le scelte di un governo sono sempre opinabili e se non vagliate in maniera corretta possono contribuire a creare nuove diseguaglianze, che è il tema che a noi interessa. Personalmente ritengo che il rischio che la sospensione temporanea di alcuni diritti fondamentali della persona venga mantenuta dopo il ritorno alla normalità sia remoto. Perché? Perché ci riguarda individualmente troppo da vicino per essere prolungata. Non si può dire la stessa cosa per le regole della democrazia, più vaporose perché ci riguardano collettivamente. Il rischio che il mutare delle regole della democrazia si perennizzi dopo l'emergenza in Europa, come nel nostro paese, esiste. Penso per esempio al voto a distanza per i parlamentari, dove ciò è avvenuto.
Penso ai processi da remoto, perché l'accesso alla giustizia, lo diceva qualcuno, soprattutto le garanzie della difesa e l'ecoprocesso, deve essere salvaguardato a tutti i costi. In Italia penso al ricorso a strumenti eccezionali come i DPCM, oppure all'app sulla tracciabilità su cui possono legittimamente nutrire, si possono legittimamente nutrire dei dubbi. Allora, in conclusione, a mio parere, dopo l'emergenza ci ritroveremo in una dimensione nuova, ma non per questo più impervia di prima. Anzi, dobbiamo usare l'esperienza della pandemia per creare un clima favorevole al tema diritti fondamentali, anzitutto nell'opinione pubblica, ma pure nelle istituzioni e in sede di conferenza sul futuro dell'Europa, nonostante mi sembri persa nelle brume del nord. In questo marasma generale continuo a vedere nella Corte di Giustizia europea l'unico porto sicuro. Le sue sentenze sono di conforto in questo periodo. Avrete visto quelle recenti contro la Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca sulla ricollocazione di richiedenti protezione internazionale e quella che intima la Polonia di sospendere le misure disciplinari contro i giudici. In definitiva, ritengo cosa seria l'ipotesi di una riforma dei trattati per affidare alla Corte la competenza di sanzionare eventuali violazioni dei valori fondamentali e di rafforzare le competenze dell'Agenzia di Vienna. Per quanto riguarda l'Italia, l'esperienza della pandemia ha dimostrato ancora una volta, ove ce ne fosse bisogno, che se fosse esistita una commissione indipendente sui diritti umani, ci sarebbe stata, nell'interesse pubblico, maggiore attenzione e maggiore tutele. Grazie. Molte grazie, Filippo Di Robilan, questo quadro europeo e anche questa interessante, diciamo, proposta che fa alla fine su una possibile riforma dei trattati con un possibile ruolo maggiore della Corte su temi così delicati come il rispetto dei diritti fondamentali e poi questo appello finale che noi condividiamo in pieno sulla necessità di dotarci finalmente di questo strumento di un comitato indipendente. E allora, adesso prima di dare la parola a Marianna Lunardini per una breve presentazione, inviterei i relatori a dare un'occhiata al riquadro Question and Answers che dovreste avere sul fondo dello schermo alla vostra destra. Così magari se qualcuno ha voglia di replicare lo può fare immediatamente dopo l'intervento di Marianna, che ha curato, come dicevo prima, il numero zero della rassegna dei diritti umani. Prego Marianna. Scusami, miei cari. Sì. La parola a Marianna, vi vorrei salutare. Ah certo, scusami tu che hai un altro impegno. Vi ringrazio, vi devo lasciare, tanto ci sentiamo presto, perché non volevo lasciare a metà intervento suo. Certo, non so se volevi dire qualcosa sul... Oh. No, va bene. Tanto poi abbiamo vari modi per sentirci. Va benissimo, bene. grazie e buon lavoro. Grazie, ciao. Prego. Buongiorno a tutti. Grazie Michele Nicoletti. Allora, la rassegna che abbiamo curato, riprendendo anche un po' il discorso che facevano i relatori in precedenza, va un po' a vagliare lo stato dei diritti umani e anche l'operato dei diritti umani da parte degli attori internazionali e nazionali, a più livelli, quindi sia europei che internazionali, ma anche nazionali, nello specifico di quelli istituzionali e anche di quelli delle organizzazioni non governative e delle associazioni. In questo senso è interessante perché benché la rassegna prenda i primi tre mesi, e quindi appunto gennaio, febbraio, marzo, già a quei tempi comunque gli attori si stavano muovendo per insomma porre a risalto la possibilità che alcuni diritti venissero ristretti o compressi dall'azione emergenziale dovuta al coronavirus. E in tal senso, ad esempio, possiamo mostrare
i relatori speciali delle Nazioni Unite che si sono congiuntamente uniti per esprimere il loro richiamo agli stati sul non abuso delle misure emergenziali per la soppressione dei diritti umani. Allo stesso tempo possiamo dire per esempio l'OSCE che ha rivendicato appunto che il diritto all'assistenza sanitaria andava di pari passo al diritto all'informazione su questa per avere un'effettiva tutela rispetto al coronavirus. Anche appunto a livello nazionale, se andiamo a guardare gli stessi garanti, il garante appunto per le persone private della libertà, ma anche il garante della privacy, si erano subito espressi sui possibili abusi o sui possibili riflessi che ci sarebbero stati. La rassegna, diciamo, che prende anche spunto dalle decisioni e dalla giurisprudenza nazionale e europea, e in tal senso possiamo anche dire che, per esempio, va a vedere come si è espresso il Consiglio di Stato sul tema del bilanciamento tra libertà individuali e quindi possibile danno individuale con l'interesse collettivo al bene salute. In tal senso ha fatto prevalere il bene nazionale. La rassegna, secondo me, è anche interessante per un altro punto, perché come si può guardare, c'è l'operato degli attori in un frangente pre-Covid e quindi diciamo che sottolinea quali erano le esigenze e quali erano le carenze a livello di diritti umani, e secondo me in una lunga prospettiva ci permetterà poi di andare a equiparare o comunque a vedere qual è l'evoluzione di questi bisogni, come sono cambiati o come si sono, o come sono aumentati o si sono direzionati in altre materie, in altri settori. Faccio un esempio, ad esempio proprio qui c'è il report della FAO che faceva un appello per il 2020 ipotizzando quali potrebbero essere i bisogni umanitari per il 2020 a livello globale. Su questo punto esprimeva un'assistenza per 43 milioni di persone, chiaramente però non prendeva in considerazione l'emergenza sanitaria. Quindi questo dato, ed è solo un esempio, in realtà molti degli attori hanno poi ipotizzato per il 2020 certi bisogni o certe necessità, chiaramente questo dato sarà stravolto, sarà cambiato sia a livello quantitativo che poi anche nel bisogno in sé di emergenza. Quindi tutto il lavoro degli attori internazionali e nazionali cambierà e si modificherà, e sarà interessante nel corso dei numeri della rassegna andare a vedere un po' questo. Sul punto volevo anche un po' esprimere quella che è l'idea della rassegna, cioè di avere la concezione che è stata ripresa da molti relatori sul fatto che i diritti umani siano universali e in tal senso devono essere considerati. Quindi per esempio abbiamo deciso, tra gli approfondimenti che abbiamo insomma evidenziato, questa decisione del Comitato per la Convenzione Internazionale sui diritti civili e politici, che è una decisione che di per sé non sembra neanche riguardare troppo l'Italia, perché insomma riguarda veramente un settore all'altro capo del mondo, la Repubblica di Kiribati, che è una piccola isola nell'Oceano Pacifico. Ma questo però in realtà interessa il discorso dei diritti umani, che trascende un po' l'area geografica e gli interessi specifici, perché ci permette di dire che questa decisione potrebbe veramente influenzare nel futuro, ma anche una riflessione attuale sui diritti umani, qui in questo momento in Italia. In conclusione, il lavoro della rassegna è un po' questo: mettere a sistema l'operato di tutti gli attori, internazionali e non, e guardare un po' una riflessione di lungo corso sull'evoluzione dei diritti umani. Questo numero zero, ad esempio, permette anche di relazionare l'operato di alcuni attori, che molto spesso nei temi e nelle esigenze può essere comparato con quello di altri attori. Grazie mille. Grazie a Marianna, non solo per questa presentazione, ma anche per tutto il lavoro di predisposizione di questa rassegna. Qualcuno chiedeva nelle domande se è disponibile. Sì, è disponibile sul sito del CESPI. E ci auguriamo di far seguire a un numero zero, un numero uno, con la collaborazione anche appunto di tanti altri nuovi esperti e soprattutto di associazioni impegnate nel settore. Penso che i nostri relatori abbiano avuto modo di dare un'occhiata alle domande, quindi io
Darei direttamente la parola a loro. Chiederei di essere molto sintetici perché abbiamo già avuto una ricchissima presentazione nel primo giro e quindi vi chiederei proprio una rapida risposta ad alcune questioni. Comincerei nello stesso ordine da Vladimiro Zagrebelsky, se posso riassumere anch'io la domanda, se sono... Mi riassumi le... Sì, certo. Sì, grazie. Allora, una prima del professor Boldrini era legata a una condivisione, un apprezzamento sul tema della vulnus alla riserva di legge e in particolare come domanda c'era il tema del brevetto in una domanda su quale valutazione è possibile fare nell'equo bilanciamento tra diritto alla salute posto da un ordinamento nazionale e garanzia dei diritti di proprietà intellettuale a livello internazionale. E quindi diciamo il tema del brevetto sul vaccino e il bilanciamento tra l'interesse pubblico, il diritto pubblico alla salute e la proprietà intellettuale privata. Ma il tema è stato posto recentissimamente nel dibattito politico internazionale quando una multinazionale, ma prevalentemente francese, Sanofi, ha detto che avrebbe preferito gli Stati Uniti d'America prima di tutto per la diffusione del vaccino quando fosse stato portato a compimento. La reazione del presidente Macron è stata vivacissima. Il vaccino, non solo perché è prodotto da questa multinazionale di origine francese, ma perché è un bene comune, ha detto. Reazione politica dal punto di vista giuridico poco significativo, perché effettivamente quando poi c'è un brevetto, insomma. A meno che, siccome nella domanda si pone sono ricerche e prodotti, scoperte, che le imprese farmaceutiche fanno, con forti finanziamenti pubblici. Allora, nel momento in cui gli stati o gli organismi internazionali finanziano queste ricerche, possono porre poi delle condizioni sull'uso della scoperta. Però bisogna sapere se queste condizioni sono state poste. Se no, ho l'impressione che ci sia poco da fare. Se Sanofi a un certo punto produce, e produce nel mondo, e quindi produce anche negli Stati Uniti, fa partire la produzione là piuttosto che qua. Ho l'impressione che la domanda abbia una risposta purtroppo poco confortevole. C'è una domanda per Antonio Marchesi, non so se l'ha vista. Sì, prego. Solo intervenire su questa cosa del vaccino, perché sì, molto interessante, solo un flash. Tanto è un esempio, secondo me, abbastanza significativo di l'importanza di porsi il problema prima che questo avvenga, cioè di fare una due diligence ai diritti umani prima che sia ottenuto il vaccino, quindi per prevenire il problema, prima che è meglio che curare poi in questo caso. E ritengo anche che come strumenti giuridici, so che in Cile si sono già posti questo problema cercando di qualificare questo possibile vaccino come una licenza obbligatoria, che quindi con le regole del TRIPS permette una qualche flessibilità nell'utilizzo di brevetti altrui. Però ritengo che appunto questo sia un tipico problema che va affrontato dall'azienda ponendosi dal punto di vista della appunto, famosa lente della vulnerabilità, la due diligence dei diritti umani. Grazie. Darei allora la parola a Antonio Marchesi. Sì, il professor Boldrini chiede se
sostanza chi si sarebbe dovuto occupare in Italia di un'eventuale notifica dello stato di insomma, delle deroghe alla Corte europea. Adesso io non so, però e si domanda anche se il motivo non possa essere la mancata conoscenza. Ecco, no, questo credo proprio di no, nel senso che questa notifica è stata fatta da tutta una serie, una decina di paesi, forse 15 almeno, membri del Consiglio d'Europa, tra i quali un certo numero di paesi con un apparato statale meno numeroso e meno preparato del nostro. Ci sono in Italia persone che interagiscono col Consiglio d'Europa, lo sapete bene, nel Ministero degli Affari Esteri, il CIDU, gli agenti, la rappresentanza presso il Consiglio d'Europa, gli agenti che rappresentano l'Italia davanti alla Corte, insomma, quindi qualcuno che di questo problema si occupa c'è in Italia. Perché non sia stato fatto, io non lo so, è una domanda che mi pongo. Il motivo può essere anche che sia stata fatta una valutazione, si sia ritenuto che i provvedimenti, le misure che sono state prese rientravano sì tra le restrizioni magari che sono consentite con tutti i paletti che conosciamo, ma che non richiedessero una formale, diciamo, deroga e sospensione di alcuni diritti. Però sarebbe importante saperlo, perché non vorrei invece che fosse stato dato per scontato che nel momento dell'eccezione, dello stato di necessità, la dimensione sovranazionale dei diritti perde di rilevanza e che ogni Stato fa per sé. Questo non sarebbe giusto, a mio modo di vedere. Questo era il senso della mia segnalazione. Grazie. Penso, ma forse Zagrebelsky potrà essere più preciso, che spetta al governo eventualmente chiedere la sospensione dell'applicazione della convenzione per situazione d'emergenza per un tempo determinato e relativamente a qualche articolo, ma sì, so se vuole. Rispetto al governo e la rappresentanza italiana davanti alla Corte, al Consiglio d'Europa, la Corte avrebbe notificato al Consiglio d'Europa, al Segretario Generale, le condizioni che consentono la sospensione di certi articoli, eccetera. Ma io credo che in realtà il complesso della disciplina limitatrice di una serie di diritti che è stata realizzata in Italia non dovrebbe dare luogo a problemi di compatibilità con la Convenzione, salvo ragionare sulla qualità della legge prodotta da questa valanga di normativa nazionale, regionale, eccetera. Dunque la conoscibilità, però è aspetto molto, molto complesso, insomma. Piuttosto c'è la questione del diritto alla vita per i tanti morti, a cominciare dai medici e infermieri, che non è derogabile con l'articolo 15 della Convenzione, e su cui la posizione del governo italiano, e non solo, perché ho l'impressione che la situazione in Francia non è molto diversa, per esempio, sulla capacità dei governi di prevedere, prevenire, prepararsi e proteggere i cittadini, dicevo in particolare medici e infermieri nelle strutture. Lì la violazione dell'articolo 2 ho l'impressione che sia difendibile davanti alla Corte, ma non è sospendibile la convenzione per l'articolo 2. Grazie. E allora l'ultimo intervento a Filippo. Certo, sì. Prego, no? Anche perché hai una domanda specifica. Va benissimo la risposta di Zagrebelsky su questo, però collegandomi alla domanda sui brevetti vorrei fare solo un breve commento più generale, nel senso che qui credo che ci troviamo, il problema è un fattore culturale, credo che per quanto riguarda i brevetti ci troviamo al cospetto di due mondi, quello dell'industria farmaceutica e della comunità scientifica, francamente ambedue molto voraci, quindi sono abbastanza pessimista che l'elemento diritti fondamentali, diritti umani venga in qualche modo preso in considerazione
Lo dimostra, per fare un esempio, Cremonesi lo citava prima, l'intelligenza artificiale. Noi a Vienna con grandissima difficoltà siamo riusciti ad accreditarci nel High Level Group istituito a Bruxelles con tutti i paesi membri per sviluppare la posizione europea sugli sviluppi riguardo all'intelligenza artificiale, per il semplice motivo che questa componente non è automaticamente presa in conto, perché appunto c'è una lacuna enorme dal punto di vista culturale. Noi dobbiamo inserire negli algoritmi dell'intelligenza artificiale anche la dichiarazione universale, la convenzione, la carta europea, eccetera. E quindi su questo io sono un po' pessimista, perché i diritti fondamentali continuano ad essere considerati un optional, un gadget da mettere se c'è tempo, e quindi è lì che dobbiamo fare veramente un grande salto di qualità. Grazie. Bene, allora io ringrazio i relatori per questi ricchissimi contributi. Vorrei però concludere con una nota di speranza, non è che se ho sentito qualche tono, diciamo, preoccupato, e siccome noi in questo appuntamento vogliamo non solo riflettere, ma anche promuovere una più forte impegno del gruppo di lavoro sui diritti umani, della rassegna, eccetera, io spero che anche da questa situazione nasca, anche grazie al contributo delle persone interessate, una sensibilità maggiore, una coscienza maggiore del valore delle libertà personali, delle libertà fondamentali, e quindi c'è il rischio, nessuno di noi lo sottovaluta, lo dicevamo prima, di una curvatura paternalistica dello Stato e della nostra società. Dall'altro lato, io spero che appunto da questa esperienza possa nascere non solo un più di solidarietà, ma anche un più di amore per la libertà. E darei la parola al direttore Daniele Frigeri, perché purtroppo il presidente Fassino è stato richiamato alla Camera per il suo impegno di parlamentare, e quindi ci darà lui il suo saluto. Prego, direttore. Grazie Michele, grazie a tutti. Io appunto approfitto di questo momento, intanto scusandomi a nome del presidente Piero Fassino, che appunto è per impegni parlamentari la Camera ha dovuto poi lasciarci all'inizio del nostro seminario, si scusa moltissimo. Io credo che la discussione e l'approfondimento che abbiamo fatto oggi sia un tassello importante. Per noi era fondamentale, appunto, in una situazione nuova e straordinaria che ci ha colto impreparati. Oggi ha evidenziato, no, diversi aspetti, soprattutto in ambito dei diritti umani, un'impreparazione di fondo rispetto a una situazione di questo tipo. Fosse necessario appunto fermarsi a riflettere sulle implicazioni di quello che sta accadendo, perché molte delle cose che sono avvenute sono entrate appunto a gamba tesa rispetto al nostro modo di vivere e a mille dimensioni della nostra vita e della vita sociale. Credo importante appunto avere queste occasioni e queste opportunità di riflessione, perché il rischio è quello appunto di dare una delega in bianco, no? Invece di esercitare un diritto di cittadinanza, un diritto di democrazia, che poi va a toccare dei nuclei essenziali, no? Abbiamo parlato di disuguaglianze, possiamo parlare di coesione sociale, cioè sono tutti aspetti che derivano dalle riflessioni che abbiamo fatto. Ecco, io credo che appunto sia stata una discussione molto, molto ricca, molto interessante, e ringrazio i nostri panelisti e i nostri esperti che hanno scelto di collaborare con noi su queste riflessioni, e ringrazio tutti i partecipanti a questo webinar, rimandando appunto a un prossimo appuntamento insieme. Grazie, grazie a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Grazie, saluti a tutti. Grazie, arrivederci.